Fortnite è rotto cazzo. Signori, un saluto al nostro grigione avventore sul canale. Vi ricordo sempre in descrizione il link per andare a scaricare con Football, applicazione che tutte le news di calcio ve le spara. Così, giorni caldi di calciomercato, torniamo a parlare di esultanze per FIFA 19. Occio, ve lo dico subito, questo è il secondo video, il primo è già fuori. Sapete che poi nei commenti mi dovete dire quelle che non ho messo, per cui attenzione, se non avete visto il primo video, ve lo andate a vedere, ve lo lascio qua su magari da qualche parte, in modo che evitate di dirmi metti quella che l'ho già messa. Te capì? Bravi così, Fioi, bravi. Mi piace quando recepite il messaggio. Dunque, torniamo a parlare di esultanze che potrebbero essere inserite. FIFA 19, stavo dicendo, nel video precedente mi avete lasciato una miriade di commenti e direi di partire da quella più richiesta da tutti quanti, ovvero la Take the Loss, che fa Griezmann, ispirata chiaramente al gioco in voga del momento, che a me però ha già sfracellato i maroni, ovvero Fortnite. Sappiamo che il gesto della L è slang, chiamiamolo così, americano, che vuol dire, il gesto solamente della L voleva dire loser perdente. Take the L, take the loss, praticamente vuol dire accetta la sconfitta, se vogliamo dirla con una certa educazione. Con meno educazione vuol dire ciapa qua, praticamente. Difficile che venga inserita però, dato che lui fa il balletto pari pari che c'è all'interno di Fortnite, quindi quella è proprietà loro. Non so se lei vuol pagare i diritti ad Epic Games per mettere quel balletto là. Magari potrebbero mettere solamente il gesto della L, non sarebbe la stessa cosa. Ditemi voi, preferite tutto il balletto completo oppure anche solamente il gesto della L sulla fronte? Vi basta, perché comunque se ha lo stesso effetto che ha in Fortnite diventa la nuova dub, cioè fargli così a uno dopo che gli ha segnato un gol, hai capito, aumenta il livello di rage quit in maniera esponenziale. Passiamo alla seconda. Io qua ho messo la Yerry Mina Dance. Voi sapete che Yerry Mina, difensore colombiano del Barcellona, la Colombia è uscita dai mondiali, però lui ha segnato 3 gol di testa con questa elevazione poderosa sul calcio da fermo. Qualcuno ha detto che l'ha fatta ispirandosi a cacciatore e qua mi sono messo a ridere veramente tantissimo. In realtà questa specie di danza un po' sconclusionata che lui fa ha un motivo molto particolare dietro, ovvero lui ha iniziato a farla ancora prima di arrivare al Barcellona, sfidando poi i suoi fan, le persone, a mandargli dei video o postare sui social dei video in cui anche loro ballavano. Questa era per far passare la voce della sua fondazione benefica per una raccolta fondi per costruire un campo da calcio nella sua città natale di Guacené. Quindi diciamo un'esultanza con qualcosa di ben più importante dietro. Anche questa potrebbe essere inserita, una roba strana, ovviamente per me sarà la danza di cacciatore e va bene così. Alla numero 3 restiamo fra virgolette in Colombia, e una esultanza di gruppo, dato che sono quasi sempre esultanze singole, potrebbe essere quella fatta dalla Colombia proprio al mondiale, ovvero l'onda. Molti dicono che si ispiri al film di Ali G, che se non l'avete visto c'è questa scena in cui devono aprire una cassaforte con la corrente elettrica e si mettono con la mano tutti a fare questa specie di catena, poi danno la corrente al primo, la corrente passa a tutti quanti e aprono la cassaforte così, una cazzata. Qualcuno dice che si ispira a sta roba qua, comunque è un'esultanza di gruppo carina, diversa da quelle che ci sono adesso in FIFA, che bene o male o vai a farla il mucchio selvaggio come dice Piccinini o vanno ad abbracciare i tifosi. Potrebbe essere anche questa qua una roba un po' particolare. Numero 4 abbiamo di nuovo lui, quello che fa praticamente un'esultanza diversa ogni gol che segna, ovvero Jesse Lingard. E parliamo della Lingard Mask, che mentre per alcuni sembra una cosa stranissima, in realtà lui mette le mani così davanti alla faccia proprio per indicare la J e la L, che si vogliono dire Jesse Lingard, le iniziali del suo nome se non lo sapevate, quindi niente robe alla Dybala Mask dei gladiatori eccetera. Quindi per forza di cose dovessero inserirla, sarebbe un'esultanza personalizzata solamente per lui, come abbiamo già Griezmann o come abbiamo già su Ronaldo. Non essendo Lingard un giocatore di tale livello, difficile che la mettano, però anche questa potrebbe essere una roba carina, ovviamente se fa solo con Lingard. Questa secondo me è quella che però dovrebbero assolutamente mettere, ovvero il Batshuayi, e no Batashawi, Batshuayi fail, cioè quella che ha fatto più ridere tutti quanti praticamente dopo il gol segnato dal Belgio,
Bacio che raccoglie il pallone dalla saccoccia, lo scaraventa per lanciarlo in tribuna, prende il palo e la palla gli rimbalza in faccia. Immaginatevi una cosa del genere, cioè sarebbe troppo figo veramente in FIFA fare un'esultanza del genere. Poi lui ci ha marciato sopra nei social, ha detto: ragazzi, le esultanze di Fortnite stanno diventando un po' troppo mainstream, dovevo inventarmi qualcosa io. Bacioi è un personaggio unico. Lui scrive spesso anche su Twitter a lei e gli ha chiesto di aumentargli l'overall della sua carta, eccetera. Per cui sarebbe veramente anzi, pensate magari se lei lo percula dicendogli: ti manteniamo l'overall basso, però mettiamo dentro la minchiata che hai fatto ai mondiali come un'esultanza. Top, ragazzi. Veramente top. Numero 6. Questa è un'esultanza che hanno fatto diversi giocatori, come Caramo dell'Inter, Augustin del Lipsia e anche Vidal a suo modo, ovvero la Mask Off, che è ispirata alla canzone Mask Off, guardate che fantasia, del rapper americano Future, che fa questo gesto all'interno del video ufficiale della canzone. Anche questa qui potrebbe essere una cosa carina, se visto che Augustin dell'Ipsia la fa con un braccio, con la mano davanti alla faccia e l'altro braccio teso. Sempre della stessa canzone, fra l'altro, Lingard ha fatto l'esultanza, quella che suona il piffero ballando. Ma siccome Lingard ormai ogni 3 esultanze una è sua, questa la leviamo e facciamo la Mask Off. Anche questa, sì, niente di speciale, però essendo molto che adesso il rap e la trap vanno di moda, chissà che lei non segua l'onda e metta dentro sta cosa qui. Esultanza numero 7, questa secondo me al 100% non ci sarà, ovvero quella di Messi che mostra la maglia col suo nome, il suo numero. Primo, perché comunque, come giustamente avete detto nei commenti sotto l'altro video di quella di Ronaldo che si toglie la maglia, è una cosa contro il fair play, fra virgolette, perché ti voglia prendere il giallo, per cui EA, UEFA, licenze ufficiali, eccetera, eccetera, non sarebbe una roba proprio giusta. Secondo, chiaramente Messi adesso il Barcellona hanno le licenze su PES, quindi figurati se la EA va a mettere una roba dei Messi con Ronaldo testimonial. Però anche là, ragazzi, voi immaginatevi in game, dopo che avete arato il vostro avversario, andare davanti alla telecamera, mostrargli la maglia così, robe da... Di nuovo, ripeto, controller che volano sui muri. Prossima esultanza, Ronaldo Chin, ovvero quella fatta al mondiale di Ronaldo che si è toccato il mento, ha fatto vedere il pizzetto, questa è una barba Ronaldo comunque, quella roba lì, cioè, hai fatto bene a ritagliartela poi. Molti hanno pensato che fosse un riferimento a Messi per il discorso della capra, no? The Goat, che vuol dire greatest of all time, e quindi G-O-A-T, che vuol dire capra in inglese, per chi non sapesse sta roba qua, magari c'è qualcuno che non lo sa. In realtà è stata una scommessa che lui ha fatto con Quaresma mentre erano in sauna nel ritiro dei mondiali. Lui si stava facendo la barba, se non ha tagliato sta parte qua, e Quaresma tra lui si sono detti: facciamo così, se io domani segno non mi taglio più la barba per scommessa. Ronaldo il giorno dopo ha segnato e si è tenuto il pizzetto, che poi ha prontamente eliminato una volta uscito il Portogallo dai mondiali. Anche questa, Ronaldo testimonial, sai, qualcosa di suo lo buttano sempre dentro, ci potrebbe sta per quanto breve sia stata la sua vita. Ultima esultanza di oggi, guarda caso anche questa, chissà come mai ispirata a qualche canzone di qualche rapper, è la Shoot Dance. L'ha fatta Lingard con l'Inghilterra, stranamente si parla sempre di Lingard, ispirata al video della canzone Shoot di Blockboy BJ, questo rapper americano, la canzone è ancora del 2017. C'è anche questo balletto su Fortnite, ma come vi ho spiegato adesso non è di proprietà di Fortnite, quindi per tornare a collegarci alla prima della Take the Loss, Take the L, come volete chiamarla voi, c'è più probabilità che mettano dentro questa piuttosto che quell'altra. Signori, queste sono un po' altre esultanze che potrebbero essere inserite in FIFA 19. Chiaramente nei commenti fatemi sapere quelle che sono le vostre preferite. Se ce n'è ancora qualcuna dopo questi due video che non ho messo, che vorreste vedere, segnalatemela qui sotto, che magari ci facciamo un terzo video. Detto questo, detto tutto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, signori, qualità. Ciao belli!